Ciao popolo blucerchiato, qui è Gil di Mimmo Sampdoria che vi parla. Adesso sedetevi perché oggi ci facciamo due belle risate. Oggi facciamo una bella top sui 10 peggiori allenatori della storia della Samp. Non è facile, abbiamo dovuto spulciare bene, poi abbiamo pensato anche al passato recente. Mani nei capelli, ragazzi, mani nei capelli. Sedetevi comodi sul divano, sulle poltrone. Se state guidando, smettetela di guidare, ma state seduti in macchina a guardare il video perché è importantissimo e bellissimo. Al decimo posto abbiamo Sven-Goran Eriksson, un allenatore che probabilmente tanti non conosceranno, io ho conosciuto solo di nome, allenava la Samp nel 1993, io non ero ancora nato, quindi pensate. Vinse una Coppa Italia, e allora perché lo mettiamo tra i 10 peggiori allenatori? Semplicissimo, la Sampdoria, come la conosciamo adesso, era una squadra completamente diversa da quella dell'epoca. Sappiamo, veniva dalla finale di Champions League, da uno scudetto vinto, però una squadra in cui hai Mihajlovic, Seedorf, Mancini, insomma, quella era senza dubbio la Sampdoria migliore di sempre. Vinse una Coppa Italia, ma ottenne anche solo un terzo posto a fatica. Non ci fu mai un'ottima intesa tra Sven-Goran Eriksson e il tifo blucerchiato. Oltretutto, dopo un campionato non eccelso, perché appunto un terzo posto ottenuto a fatica non andò bene a nessuno. Eriksson andò alla Lazio, dove si portò via Mancini e Mihajlovic. Quindi scusa Eriksson, ma il decimo posto te lo diamo assolutamente. Nono posto per Eusebio Di Francesco, un grande allenatore che io ho sempre stimato e adorato quando era alla Roma con quella fantastica rimonta contro il Barcellona. Ero gasatissimo. Quando è arrivato a Sampdoria, wow, oh, si va in Europa League, chissà, magari anche in Champions. Ultimi in campionato, dopo 7 giornate, una vittoria e 6 sconfitte. Sì, allora forse dobbiamo dire che Di Francesco non ha avuto tutte le colpe. Il mercato estivo fu terribile, terribile veramente. Però voglio dire, Di Francesco veniva dal Sassuolo. Anche il Sassuolo non è questa grandissima squadra. Eppure ha lavorato bene al Sassuolo, ha lavorato bene alla Roma. Alla Sampdoria si vede che non ha mai avuto le motivazioni giuste, quindi anche per questo lo releghiamo al nono posto. All'ottavo posto abbiamo Delio Rossi, una persona che umanamente non si discute un pezzo di pane, ma tecnicamente, perlomeno quando era alla Sampdoria, ha lasciato molto a desiderare. 2008-2009 allenava la Lazio, che in finale di Coppa Italia sconfisse proprio la Samp ai calci di rigore, e quando venne da noi nel 2012 non fu un'ottima esperienza. Zero gioco, zero tecnica, e ci salvammo alla 36ª giornata di campionato, una salvezza arrivata veramente in extremis. Caro Deglio, ci dispiace, ma a malincuore dobbiamo inserirti in questa brutta top. Settimo posto in questa fantastica top abbiamo il sostituto di Deglio Rossi, Ciro Ferrara. Mamma mia. Ferrara che inizia col botto alla Samp. Prima di campionato vinta 1-0 col Milan. Poi, nelle successive 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi. Quindi, ragazzi, cosa si può dire? In 5 partite, 3 vittorie e 2 pareggi. Wow! Pazzesco! Peccato che dopo ci siano state 7 sconfitte consecutive. Gelo più totale. Poi c'è stata la vittoria per 3-1 nel derby della Lanterna contro i nostri amici piccioni del Genoa e poi altre 2 sconfitte. Morale della favola, dispiace Maciro, ciao ciao. Alla sesta posizione troviamo Vincenzo Montella. Stagione 2014-2015. 2014-2015. 14-2015, siamo sicuri? Un attimo. Beh, vedi, 15-16 alla Samp. Sono troppo forte. Ma scusa, ma adesso glielo vado anche a dire. Siete degli incompetenti, Memo Sampdoria. Arriva alla Samp come allenatore Vincenzo Montella. Wow! Un altro ex allenatore della Roma, che strano. Va bene. Ricordate quando Montella faceva l'aeroplanino, fantastico, faceva esultare tutta la Sud, tutti che lo adoravano. Ecco, come allenatore per niente. Terribile. Purtroppo l'unica stagione da allenatore alla Samp finì con un 15° posto a 40 punti, una salvezza rosicata. Pur sempre una salvezza, per carità, però a fine campionato le parti si divisero completamente. Al quinto posto di questa pessima classifica c'è niente meno che Walter Zenga. Vi ricordate cosa diceva Thanos? Tutto perfettamente bilanciato, come dovrebbe essere. Ecco, questa è la stessa filosofia di Walter Zenga sulla Samp. Fantastico. Zenga è arrivato a 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Perfettamente bilanciato.
Perché è stato esonerato? Beh, intanto, dopo che Mihajlovic gli ha consegnato una squadra impacchettata, già bella, fatta, costruita bene, che veniva da un anno in cui ci siamo qualificati per l'Europa League, ai playoff di Europa League giochiamo contro il Vojvodina. Vojvodina. Abbiamo perso 4-0 in casa. Al quarto posto diamo spazio a Luciano Spalletti, incredibile. Un grande allenatore, secondo me un grandissimo allenatore. Nel 98, allenando la Sampdoria, fece un mezzo disastro. Venne esonerato subito a dicembre, per poi richiamarlo appena 2 mesi dopo le dimissioni di Platt. La seconda metà del campionato invece la fece molto bene, portando 21 punti nelle casse della Samp dopo 15 giornate. Non è male come risultato. Peccato che non fu abbastanza. La Samp andò in Serie B, dove rimase per 4 anni. E purtroppo, Luciano, non potevamo non inserirti in questa brutta classifica. Rullo di tamburi perché adesso arriva il bello, adesso c'è il podio ragazzi, al terzo posto Gianluca Stori. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Quest'uomo va preso come esempio. Se lui è riuscito a diventare un allenatore di calcio della Samp, non vi preoccupate, lo facciamo FIFA, ma possiamo farlo anche in realtà, possiamo riuscirci anche noi. Se ce l'ha fatta lui, possiamo farcela anche noi. Avevamo squadre in gente come Gastaldello, Romero, Foggia, Pozzi ed eravamo comunque a metà classifica in Serie B. Ragazzi, stiamo parlando della Serie B, non in Serie A, in Serie B. Meno male che dopo l'ennesima sconfitta contro il Vicenza, che all'epoca era una delle squadre più scarse del campionato, hanno chiamato Iachini. Con Iachini e poi il conseguente arrivo di Eder, sappiamo quello che è successo. Ragazzi, medaglia d'argento a chi? A chi sono lui? Di Carlo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Che allenatore. Partiamo dal presupposto che aveva un compito difficile, quello di rimpiazzare Del Neri. Dopo quello che Del Neri ha fatto con la Samp, sarebbe stato molto difficile. Però è vero che i primi di Champions li abbiamo fatti contro il Werder Bremen, che a quell'epoca era una squadra fantastica, adesso lotta per non retrocedere in Germania. Però avevo comunque i vari Cassano e Pazzini che va Del Neri l'anno prima. Niente. Lasciamo stare, andiamo oltre perché sappiamo tutti benissimo quello che ha combinato, quei disastri sportivi, però accontentiamoci, sì, poi la società non l'ha certo aiutato perché vendere Cassano e Pazzini non è stato bello, però direi che anche Di Carlo ci ha messo del suo. Ma al primo posto chi sono lui? Medaglia d'oro ad Alberto Cavasin, ragazzi. Un altro che c'è veramente da mettersi le mani nei capelli, un allenatore straordinario, Cavasin, 5 punti in 10 partite. Ci condannò alla Serie B in uno degli anni più bui della storia della Samp, litigate con i tifosi. Oltretutto lui si professava un fenomeno, un grande allenatore che avrebbe aiutato la Sampdoria a tornare grande. Sì, facendo 5 punti in 10 partite. Meno male che è finita questa top di disgraziati. Vedremo di farla anche sui migliori a questo punto. Fateci sapere se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao popolo blu cerchiato!